Ciao a tutti e a tutte e benvenute nel mio angolo creativo, che ultimamente mi metto sempre in quest'angolo perché è quello più luminoso, mi piace di più. Che dire, comincia ad arrivare il caldo, avete già fatto il cambio stagione? Io sì, io ho trovato un sacco di cose che non voglio più tenere e che voglio eliminare, compresi i pantaloni. Ma non li butto, li riciclo e insieme a voi vi faccio vedere fra un minuto cosa farò. Allora, come vedete, io i pantaloni li riciclo davvero. Ho recuperato la gamba del mio pantalone e ne ho fatto tanti quadratini, anzi rettangolini in questo caso, per realizzare una rosa in jeans oppure una giacca in vellutino, ed eccola qua, la rosa, o ancora, in questo caso, questi pantaloni che vi ho appena fatto vedere, un'altra rosa bianca. Mi piacciono i fiori. Vedendole così, vi direte che sono complicate da realizzare. Non è così, fidatevi. Io ce l'ho fatta, ho fatto tante prove, ma ho trovato un sistema iper facile per realizzarli. Come al solito, niente di difficile, solo un po' di pazienza. Allora, andrò a realizzare dalla gamba dei pantaloni o dal punto della maglietta, di quello che volete tagliare voi, tanti rettangolini di misure diverse e ve li dico subito. Andrò a tagliare, questi sono due, 5, dai 5 in su, in base a quanto largo volete il bocciolo, 5 rettangolini che sono di 2,5 cm di larghezza per 5 cm di altezza. Segnatelo sul foglio. I più piccoli sono 2,5 per 5. Poi avremo una misura media che farà 5 di larghezza e 6 di altezza. Segnate anche questa volta. 5 per 6. E infine, questo che già ho unito per farvi vedere quello che andremo a fare dopo, invece è di 8 per 7, assembla meno perché è già piegato, però ricordatevi quelli grandi, 8 per 7, perché la lunghezza a man mano che andiamo avanti aumenta e poi capirete tutto. Noi dovremo trasformare, per capirci, questo in questo. E già lo capite che non è complicato, dai. E per fare questo è semplicissimo. Basterà piegare a metà il rettangolino, cucire circa a 1 cm di altezza per realizzare questa cucitura. Noi andremo adesso a farla insieme, perché ne ho tenuti giusto giusti 3 in parte per farvi vedere come va fatto, perché poi faremo passaggio per passaggio. E prima di fare questo, però, vi dico cosa ci servirà, altrimenti è un casino. Per realizzare le rose ci servirà ovviamente un gambo. Se ce l'avete già grosso di un certo livello che possa mantenere il peso della rosa, ve ne basterà uno. Ma io che ce li ho sottili, l'ho messo doppio. Questo è 0,8 e l'ho messo doppio per sostenere il peso della mia rosa. E ovviamente, come vedete, ne ho tagliato una misura all'incirca 60 centimetri che poi ho piegato a metà. Ci serviranno poi dei ferretti anche per le foglie, se riesco ad afferrarli. Non ho unghie, che me ne presta un po'? Aspettate, ci arrivo, ci arrivo. Ce l'ho fatta! Eccolo, eccolo, eccolo! Allora, ci servirà un ferretto che andremo a piegare a metà per mettere una parte più bassa e un ferretto un po' più lungo, la misura la deciderete voi, perciò non ve la do, per realizzare le 3 foglioline, ovvero queste. 1, 2, 3. Il ramo è una vostra scelta di lunghezza, perciò non è una cosa che dipende da una mia scelta, ma da un vostro gusto. Ci serviranno ovviamente le pinze per piegare e per tagliare il ferretto. Un po' di colla a caldo, non tantissima, ma un po'.
Se volete farlo a mano, ago e filo. Se invece volete, potete realizzarli anche a macchina. Non è un problema. E se invece non avete voglia di usare ago e filo, potrete fare questo lavoro direttamente con la colla. Uno e due. Aspettate che uno si è messo intruso, eccolo. Uno e due. Direttamente utilizzando la colla e una volta bloccato avete questo risultato comunque, perché noi qui dobbiamo arrivare. Ma preferisco farlo passaggio per passaggio, ovvero prima cucirlo a mano e poi fissarlo con la colla per raggiungere l'aspetto di quel che sarà il petalo finito. E io vado a utilizzare per fare le foglioline, quelle che vi ho fatto vedere prima, degli scarti della vecchia crepla delle foglie realizzate per l'orchidea. Vi ricordate metà nero, metà verde per raggiungere il colore scuro? Beh, insomma, un po' di acrilico raggiungerete il colore della foglia della rosa all'incirca e poi taglierete tante foglioline che non vi farò neanche vedere perché le abbiamo fatte più volte. Basterà utilizzare la forbice, quella già zigrinata con il disegnino a punta e tagliare una foglia classica. Utilizzando la forbice idonea avrete questo risultato. Ne ho fatte una attaccata all'altra, perciò ho fatto così. Ho piegato semplicemente cercando la misura della foglia che volevo tagliare e poi ne ho tagliata una. Che ovviamente una volta aperta me ne date due. Perciò queste non ve le farò vedere, è inutile, anche perché le abbiamo fatto tantissime volte. Se magari vi trovate in difficoltà con qualche lavoro che io sto facendo negli ultimi video, non è un problema, mi raccomando, vi basterà tornare indietro nei miei video e troverete tutto quello che io ho fatto, perché ovviamente i miei progressi sono anche i vostri. Perciò vi basterà seguire un po' a ritroso i miei video e troverete i consigli per qualsiasi cosa. Allora, andiamo un passaggio per volta. Vi ricordate le misure che vi ho detto? Il quadratino, il rettangolino più piccolo, quello da 2,5 x 5, è praticamente la parte interna della rosa, quella che va a formare il bocciolo. Ah, dimenticavo, scusatemi. Ci serve la guttaperca, altrimenti non so come rivestire il ramo. Allora, andiamo ad infilare l'ago. Siccome sono ceccata, io uso l'ago da ricamo con la punta, però faccio prima. Ho preso una collezione di aghi di tutte le misure, di tutte le qualità, proprio perché così facevo prima di infilare gli aghi. Altrimenti dovevo chiamare mia figlia o diventare cieca completamente per raggiungere il mio risultato. Allora, facciamo il nodo al nostro ago e iniziamo subito, subito a cucire. Io ve ne faccio vedere solamente tre. Perché tre? Perché il sistema è lo stesso per ogni misura. Non cambia assolutamente nulla. Qualsiasi sia la misura, l'altezza della cucitura è la stessa. La forma della cucitura è la stessa e la tecnica per la cucitura è la stessa. Ed ecco qua, prendiamo il primo. Come vedete è quello da 2,5 x 5. Cosa faccio? Lo piego a metà, mettendo ovviamente la parte rovescia rivolta verso di me, vado a un centimetro, ma va bene anche mezzo, insomma, così, e vado a fare una cucitura dritta. Ma proprio dritta dritta, non faccio piegamenti. Perciò, se magari non ho voglia di cucire a mano, è una cosa che posso fare tranquillamente anche a macchina. Vedete, ho fatto il nodo per bloccarlo e poi vado avanti per realizzare la cucitura, ovviamente tutta alla stessa altezza, per fare una linea. Questa mi servirà successivamente per realizzare la punta nel mio petalo di bocciolo, perché essendo più piccolo lo utilizzerò per fare il bocciolo. È una questione di
di come viene attaccato, ma vi farò vedere semplicemente. Vedete, ho fatto un po' di qua e un po' di là per bloccarlo. La cucitura è questa, è dritta. Fatto questo, faccio il nodo finale. Ecco qua, tiro e stacco il filo in più e lo metto via. Passo al secondo. Ve lo faccio rivedere perché è semplice. Vado a fare un altro perché ne ho preparati due come campioni. Piego a metà, questo è sempre da 2,5 per 5. Vado nella parte chiusa, vedete, mi blocco e faccio come prima la cucitura dritta. Vado a cucire così, ma ripeto, se volete fare prima potete utilizzare anche la macchina per cucire, non succede nulla. Potete volendo anche utilizzare solo la colla, mettendone una parte iniziale qua e poi piegandola come vi farò vedere poco, fra poco, insomma. È facile, facilissimo. Oh, ecco qua. Vado a chiudere anche questo come ho fatto prima. Scusate, ma da lontano. Mamma mia, come passano gli anni. Vi ricordate che ho cominciato che era ragazzina? Non è vero, ho iniziato solamente un anno fa. Mi conoscete da, no, diciamo quasi un paio d'anni, dai. Anche se ci sono da 5 anni su YouTube, eh? Però seriamente ho incominciato solamente un anno fa. Però ci sono dal 2015, ve lo dico. Ecco qui. È uguale a questo e lo metto da parte. Vado a fare l'ultimo perché poi tutti gli altri, ve lo dico, li ho già cuciti, altrimenti facevamo notte e non avevo intenzione di fare notte, anche perché mi devo organizzare anche per i tutorial delle volte prossime. Allora, anche questo che è quello da 6 per 7. Ok, lo piego a metà. Scelgo io da quale lato e vado a fare come abbiamo fatto finora il primo punto per fissarlo, come vedete, così. Più o meno a mezzo centimetro, un centimetro, come preferite voi, non succede nulla, è una questione di comodità alla fine. L'importante è che esista questa cucitura dritta, altrimenti non potremo fare gli altri passaggi. Vedete, vado a chiuderlo e vado a fissarlo in modo, vedete, passo più volte perché io non mi fido neanche del lago, perciò vado avanti e indietro più volte per essere sicura che nel momento in cui lo sto lavorando non mi si apra la cucitura. Ecco qui, fatto. Fissato, allora vado a fare il nodo finale perché lo sapete che io senza nodo doppio non mi fido. Ed eccolo qua, tac, anche questo è fatto. Ora abbiamo, ipoteticamente, perché io li ho già fatti, però avremo 1, 2, 5 di questi piccoli 2 5 per 5. Avremo 10 di questi invece 5 per 6 e avremo 10 di questi 7 per 8 che ovviamente saranno cuciti. Ora, adesso che sono cuciti, dovremo dare la forma del petalo. Guardate bene. Vado ad aprire, ok? Vado a girare la parte cucita in questo modo, ok? Se riuscite a far uscire la punta in questo modo, basta. Altrimenti utilizzate come al solito il bull tool per spingere fuori bene le punte in questo modo. Eccola qua, visto? E questo vale per il più grande, ma per il piccolo, o meglio il medio in questo caso, vale la stessa identica cosa. Aprirò la parte interna della cucitura e
girerò la mia punta e andrò, come ho fatto prima, a tirar fuori la punta in alto, così. Ed ecco il secondo fiore. Scusate, il secondo petalo. Ecco qui. Ora mi rimangono i piccoli. Secondo voi? La stessa identica cosa. Vado a prendere la parte cucita e la faccio girare. Utilizzo qualcosa di appuntito e la faccio uscire. Ed eccola qui. Anche questa è fatta. Vi faccio vedere anche questo, che è la stessa identica cosa. E faccio uscire la punta. Perciò i passaggi saranno questi. Dal rettangolo viene piegato, cucito, girato e adesso andremo a fissarlo. È facilissimo. Ricordatevi, 10 petali grandi per ogni rosa, 10 petali medi per ogni rosa e 5 petali piccoli per ogni rosa. Perciò in totale sono 10, 20, 25 petali per ogni rosa, mi raccomando. Poi ovviamente se volete farla ancora più grande, perché lo potete fare, la rosa è la vostra, potete aumentare le misure di 1 cm per ogni petalo aggiunto e farla grande quanto volete voi, senza fermarvi, perché come vi ho sempre detto, io vi do l'idea, ma siete voi a creare l'opera. A questo punto incominciamo a far nascere la nostra rosa. Intanto vado a scaldare la colla, altrimenti non lavoro. Vado a prendermi la mia guttaperca o nastro del fiorista, in base a come volete chiamarla voi, fa lo stesso. Nel frattempo ho già tagliato le mie rose, mi manca una cosa sola che ancora non vi ho fatto vedere. La guttaperca è questa. Mi manca l'imbuto della rosa e qui ci sono vari modi. Potete realizzarla così, semplicemente tagliando un cerchio più grande della rosa e poi, come facevamo per la crepla, tagliare le punte e formare una specie di stella marina. Questo è tessuto, perciò non avrà bisogno di essere modellato. Vi basterà appoggiarlo o cucirlo con ago e filo, o metterci addirittura la colla dove volete bloccarlo e poi lo fissate. È semplice. Io vi dirò, se riesco ad utilizzare la colla che ho, ve lo faccio vedere incollato per questione di tempo. Se non mi avanza la colla, lo farò cucito di nuovo, perché questo è cucito. Lo vedete? Ma se volete dare un effetto ancora più, ecco, ve lo faccio vedere. Questo invece è incollato. Si riesce a vedere, vedete? È praticamente un quadrato, in questo caso, che io ho realizzato tagliando una foglia per ogni lato. Vedete, piano piano si vede. Oh, troviamo la luce giusta. Eccolo qua, vedete il disegno? Eccolo qua, con delle foglie un po' sballate per realizzare la parte dell'imbuto della rosa. Anche in questo caso potete scegliere voi come farlo, più lungo o più corto. In questo caso invece, come vedete, l'ho fatto proprio lungo. Ho preso del tessuto verde, che è assurdo che vi faccia vedere perché questo è tutto diviso, ok? È tutto diviso e si fa così. Si prende del tessuto verde e si tagliano tante gocce. Una più lunga, una più corta, una più lanceolata, una più larga, una più stretta. Come vedete, sono proprio irregolari. Sono tutte gocce. Gocce che naturalmente deciderete voi, sia le misure che la lunghezza che la larghezza. Semplicemente perché questi sono questi. Vanno incollate uno sull'altro, direttamente sui petali fino a un certo punto, perché poi devono stare liberi per potersi muovere in questo modo. Comunque, facciamo un passettino alla volta. Torniamo alla rosa.
Allora, seguitemi bene perché vi faccio vedere due modi. Allora, se volete fare il bocciolo della rosa chiuso, come ho fatto io in questi casi, vi basterà solo realizzare un anello nella parte finale del ferretto, questo. Ok? Farete un ferretto. Prenderete il vostro nastro del fiorista, così. E una volta fatto questo, pinzerete bene perché si stringa, lasciando una parte leggermente aperta alla fine. Ok? Vado a realizzarlo tutto in verde, rivestendolo con la mia guttapercha o col nastro del fiorista o nastro carta, insomma, come volete definirlo voi. Io ad esempio lo chiamavo nastro carta, ad esempio. Al tempo, quando ho iniziato con i fiori di carta, che usavo solo carta crespa, ero convinta che fosse semplicissima carta e lo chiamavo così. E dicevo al fiorista: ho bisogno del nastro carta. E ci ho messo un po' a farmi capire. Poi me l'hanno detto. Poi l'ultima volta ho mandato mia mamma perché qui non lo trovavo. E gli ho detto: mamma, me lo prendi tu il nastro del fiorista? Lei è andata al fiorista e gli ha detto: ho bisogno del nastro per decorare i fiori. E lui fa: ah, la guttapercha! Gli ho detto: com'è che si chiama? E poi ho imparato finalmente, dopo tanti anni, che la guttapercha serve per preparare i mazzetti di rose o di fiori in genere, o addirittura i bouquet per le spose. Beh, insomma, come si suol dire, non si finisce mai di imparare. Ne ho 46 e ho ancora tantissime cose da imparare. Ed ecco qua, nel frattempo abbiamo rivestito il nostro stelo, perché è corretto dire stelo. Attenzione! Allora, io vado a realizzare un anello, ok? Utilizzando una pinza dalle punte lunghe. Pizzico e giro. E l'anello già è fatto. Se io voglio lasciare che il bocciolo venga chiuso come quelle che vi ho fatto vedere, mi basterà semplicemente chiuderlo e utilizzarlo così. Ma in questo caso voglio farci un po' di giallo. Metterò una goccia di colla all'interno dell'anello, prenderò il mio pompon giallo e ce lo inserirò all'interno, così, premendo forte 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 verso l'alto. Perché così? Perché in questo modo io andrò a dare l'opportunità che all'apertura del mio bocciolo si veda il giallo, lo vedete? E andrò a chiuderlo ancora di più, in modo che ovviamente il giallo venga più in evidenza. Eccolo qua. Uscirà da un lato e dall'altro. E noi cosa faremo? Faremo in modo che si veda solo il giallo. Come? Ve lo faccio vedere subito. Mi tolgo un secondo la colla ed ecco qua. Vado prima di tutto, una volta preparato il mio bocciolo, a finire di preparare i petali. Come vedete abbiamo piegato, ma questa parte è aperta. Io andrò con la colla a mettere una goccia nel centro, così, e andrò a schiacciare il mio petalo portando verso l'esterno in modo da dargli questa forma. Guardatemi bene, non è complicato, ve lo faccio rivedere. È aperto, prendo la parte aperta, ok, metto la colla all'interno, ne basta pochissima, e vado a utilizzare le mie dita, quelle, i due indici, schiacciando e portando verso l'esterno, perché voi sapete che la colla, finché non è raffreddata, prende la forma che vogliamo noi, e questa sarà la forma del petalo. Vado a prendere anche le altre misure che non sono diverse. Come vedete, il buco è solo più grande.
Prendo la colla, la inserisco nel buco quanto basta per darmi l'opportunità di premere i due lati e portare all'esterno il mio petalo. Posso anche schiacciarlo di più se desidero, guardate. Io posso dare la forma al mio petalo come voglio, perché la colla, finché non è raffreddata, segue il mio dito. Essendo in tessuto davanti e dietro, sarà anche difficile bruciarsi. Perciò fate con calma, aspettate sempre quel secondo prima di toccarlo, altrimenti evitiamolo. Però è più semplice, questo è quello più grande. Vado a prendere, la metto nel centro e nei due lati. Così vado a piegare, assicurandomi di mantenere la stessa distanza nei due lati e poi piano piano vado con le dita a dare forma al petalo come desidero. Mi basta piegarlo piano piano e tenere premuto per qualche secondo finché il petalo ha preso la piega che voglio io. Questo lo faremo con tutti. Guardate qua. Io li ho ovviamente già preparati ed è facile, ricordatevi. Rettangolo. Piego rettangolo, cucio in alto, piego all'interno la cucitura e faccio uscire il triangolo in alto. Una volta fatto il triangolo, metto la colla e schiaccio i lati. È semplice, il risultato viene da solo. E adesso, come vi dicevo poco fa, iniziamo a comporre la rosa. Semplicemente così, seguite i miei passi. Avrò già preparato l'interno della mia rosa. Chiuso senza niente, se voglio il bocciolo chiuso, con il pompon interno, se voglio che si veda leggermente il giallo del pistillo. Comincerò utilizzando quello più piccolo, ovvero quello da 2,5 per 5, e farò così. Vedete, vado a pizzicare in questo modo, lasciando un po' fuori il giallo, e farò così. Metterò la colla nel centro, ok? Appoggerò dove desidero io mettere il petalo e chiuderò il petalo pizzicandolo così, ok? Pizzicandolo proprio, vedete, lo sto pizzicando, ok? Fatto questo, prenderò il secondo petalo. Eccolo. Metterò la colla nel centro. Esattamente come ho fatto un minuto fa. Colla nel centro fino a dove voglio attaccare io il petalo. Ok? Andrò dal lato opposto e ce lo metterò sopra. Pizzicherò ancora una volta e andrò ad attaccarlo. Vedete? Vado a pizzicarlo che si vede leggermente l'interno. Vado a pizzicarlo forte. Perché devi inventare un unico pezzo. Eccolo qua. Vado a prendere un altro petalo, sempre piccolo, perché abbiamo detto 5 piccoli. Metto la colla nel centro. Eccolo qua. Prendo il mio bocciolo e vado ovviamente a metterlo in un punto in cui l'avrete capito, mi sono bruciato un dito. Guardando la telecamera, ho infilato il dito giusto nel lato opposto di dove dovevo metterlo. Perché sembra facile spiegare, ma io non devo guardare sempre quello che faccio, ma devo soprattutto guardare voi per spiegarvi le cose. E a volte è un danno. Perciò domani sicuramente ce lo tino. Allora, ve lo ripeto, metto la colla nel centro. E voi guardate però dove mettete le dita, vi prego. Andrò nel punto in cui si intrecciano i due petali. Eccoli qua. Questa volta non mi frega. E vado a pizzicare in modo che si attacchi agli altri, vedete? Vado a pizzicarlo forte perché deve diventare praticamente un unico blocco. Più è fissato e più sarà bello l'effetto rosa. E continuo allo stesso modo alternando una volta davanti, una volta dietro, nel punto intrecciato, i petali.
piccoli fino alla fine. Vedete? Uno, l'altro di fronte, quell'altro in fianco. Ora andrò da questo lato e poi metterò l'ultimo petalo dietro, sempre alternando, perché il petalo successivo deve tappare il buco precedente. Perciò continuate fino alla fine dei petali piccoli. Alla fine dell'attaccatura dei piccoli petali avrò realizzato il bocciolo. E si vede. Ora, ovviamente, passerò ai petali medi. E i petali medi sono quelli 5x6. Eccoli qua. Che naturalmente inizierò a metterlo nel punto in cui si incrociano, vedete? Con una differenza. Prima mettevo la colla solo nel centro. Ora appoggio prima il petalo per vedere dove inserirlo, vedete? Lo blocco con le dita perché ho inserito in mezzo i due petali e a questo punto vado a mettere la colla. Prima da un lato e la blocco. Ok? Poi vado dal lato opposto, metto il dito dietro e sto litigando con i petali. Ta-da! E vado a mettere la colla nel lato opposto in questo modo. Piano piano vado ad accompagnare il petalo, ovviamente dandogli la forma. Quando ho finito, premo. Ora dove andrò? Se sono andata da questo lato che c'era aperto il petalo, ora andrò ovviamente nel lato opposto, perciò girerò il fiore, metterò ben dritto il ferretto così non mi romperà le scatole, prenderò un altro petalo medio e lo appoggerò nel punto in cui desidero fissarlo, come ho fatto prima. Scelgo il punto, scusate, guardo, se no non lo vedo neanch'io, scelgo il punto, lo appoggio al di sotto, lo posiziono bene. Altezza, prendo le misure di tutto il punto e poi faccio la stessa cosa. Colla prima da un lato, vado e fisso il mio lato in questo modo, vedete? Poi prendo l'altro lato e lo porto avanti. Quando sono arrivata al punto quasi alla fine, vado a fissarlo. Metto la colla nel tessuto e vado a premere partendo dalla parte posteriore fino in avanti, per bloccare un altro petalo. Il sistema è lo stesso, prosegue così fino alla fine della rosa, ma ve lo faccio vedere piano piano. Ora vado a vedere in quale punto la rosa è più in alto. Ok? Allora controllo e il punto dove mi manca è questo. Allora appoggerò in questo punto l'altro petalo medio e continuerò ad avanzare. Eccolo qua. Vado a vedere il punto dove mi manca, appoggio il petalo posizionandolo in modo che sia perfettamente come lo voglio vedere io e faccio la stessa identica cosa. Lo raddrizzo, metto la colla e piano piano partendo dal retro lo accompagno per andare a coprire il petalo precedente. Quando ho attaccato un lato, mi sposto dall'altra parte, accompagno il petalo, vedete che mi fermo prima, metto la colla e poi chiudo esattamente come ho fatto finora, premendo e accompagnando in avanti il petalo. Quando è attaccato, che allora sono sicura di non bruciarmi, lo chiudo con le dita. Vedete che piano piano prende la sua forma? Adesso devo andare avanti utilizzando tutti i petali medi fino alla fine. E vi ricordo che sono 10. Quando li ho terminati tutti, passerò al petalo più grande, ma ricordatevi, alternate sempre, mettete il petalo nel punto in cui manca, ovvero dove gli altri due, quelle precedenti, si incrociano. Non mettete un petalo dietro all'altro, altrimenti non verrà la forma della rosa. Dovete far alternare i petali. Dove mancano li mettete e questo per ogni giro della rosa.
Adesso, per dirvi, a questo punto comincerò a metterlo, vedete? Un petalo si crocia con l'altro e io lo metterò proprio nel centro. Così. Certo, devo vedere, sollevandolo verso l'alto leggermente e posizionandolo. Una volta fatto questo, io andrò a fare come abbiamo fatto in precedenza. Metterò la colla. Aspetterò un secondo, se no faccio come prima. Posiziono bene in questo modo e aspetto che si incolli. Passo dall'altro lato, spingo avanti, ma non chiudo perché qui andrò ad aggiungere la colla. Eccola qua, per fare la chiusura del mio petalo. Quando sarò sicura di non bruciarmi le dita, chiuderò in questo modo, facendo, diciamo, una saldatura in più e fissando tutto il blocco, dando questo aspetto alla mia rosa. Poi la piegheremo, la sistemeremo. Però adesso, in questo momento, andate avanti, alternando nel punto in cui si incrociano i petali, metterete un altro petalo di sopra. Non mettete un petalo dietro l'altro, altrimenti il risultato sarà questo e non sarà bello. Ma nel punto in cui manca andrete a rattoppare il buco, diciamo così. Prima tutti i petali medi. Ed ecco qua, finiti anche i boccioli intermedi, o meglio i petali intermedi in questo caso. Sto litigando un po' con la colla, ma questa non è una novità per chi mi conosce. Ecco qui il risultato della rosa, che poi successivamente apriremo ancora di più, per dare l'effetto proprio perché è a quello che puntiamo, giusto? Quando regaliamo una rosa, ci piace sentirci dire quanto è bella. Allora, a questo punto ci mancano solo i petaloni, quelli 7 per 8. E come si farà secondo voi? Andremo a vedere il punto in cui è più vuota la nostra rosa. In questo caso andremo a vedere un punto vuoto proprio, eccolo qua, lo vedete? E noi metteremo il petalo esattamente in questo punto, così, esattamente come abbiamo fatto finora. Punteremo, e poi a man mano che diventa più grande, è più facile trovare anche il punto. Allora, appoggeremo piano, mi sono bruciata bene 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 il ditino. Ma bruciatura più, bruciatura meno, andremo ad accompagnare il petalo dall'altra parte, come abbiamo fatto finora. Metteremo la colla in tutte le sue parti e piano piano, senza bruciarci, andremo ad appoggiarlo in questo modo. Aspetteremo un secondino e poi chiuderemo il ditino. Ed eccolo qua, che piano piano i petali cominciano ad aprirsi. Adesso proseguiremo. In questo caso andremo a spirale perché è l'ultimo lato e nell'ultimo strato, diciamo così, i petali si aprono proprio a spirale. Perciò prenderemo un petalo dietro l'altro e perciò sarà sempre più facile e andremo a fare così. Metteremo la colla più o meno alla fine del petalo, lo faccio vedere, questo è il petalo, quasi diciamo. Dividiamo in tre parti il petalo, così ipoteticamente faremo prima parte non la tocchiamo, seconda parte non la tocchiamo, terza parte metteremo la colla. Terza parte mettiamo la colla, appoggiamo il nostro petalo di sopra e cominciamo a girare. Mettiamo bene, prendiamo bene la misura dell'altezza perché non deve uscire, ma deve comunque rimanere all'interno del nostro fiore. E andiamo ad accompagnarlo. Adesso dovremo solamente seguire una strada, diciamo così. Messo la colla, vado a chiudere. Dove vado? Prima parte non la tocco, seconda parte non la tocco, metto la colla nell'ultima parte. In questo modo metto la colla, prendo il mio petalo, ce lo appoggio sopra, mettendo ovviamente la terza parte opposta. Vado a portarlo nella posizione che preferisco e comincio a dargli forma, mettendo la colla, ta-ta,
qua e qua e posizionando il mio petalo piano piano senza farmi male. E adesso ve lo faccio vedere, già ne ho messi tre, che non sono tantissimi, ma hanno già dato un aspetto diverso alla mia rosa. E proseguirò così fino alla fine, sempre a spirale. Prima parte non la tocco, seconda parte non la tocco, terza parte colla, appoggio, vado avanti, terza parte incollo e via via così fino alla fine dei petali. Ve ne faccio vedere un'altra. Ovviamente a man mano che andremo avanti la rosa si allargherà, perciò questa parte andremo a stringerla con le mani, come ho fatto così finora. Allora vi faccio vedere, prima parte non la tocco, seconda parte non la tocco, terza parte metto la colla. Metto la colla nella terza parte, appoggio il mio petalo in modo che si incroci la punta, ecco qua, vedete? Vado a posizionarlo verso il basso, vedete che la spingo giù e rifornisco anche la colla perché l'ho finita. Ecco qui. Prendo la colla, la metto all'interno del petalo fino alla fine. Attenzione, senza farvi male, abbasso il mio petalo per dare l'effetto della rosa. Perciò vado avanti e proseguo sempre allo stesso modo. Prima parte non la tocco, seconda parte non la tocco, terza parte metto la colla, appoggio il petalo, vado avanti, incollo tutto. Poi prima parte niente, seconda parte niente, terza parte incollo fino a terminare completamente i petali, anche quelli grandi. Ed ecco qua, abbiamo terminato tutti i petali della nostra rosa. Ora cosa dobbiamo fare? Dovremo fissare questa parte centrale. Perché ricordatevi che abbiamo attaccato petalo per petalo. Perciò metteremo un po' di colla all'interno proprio, perché siamo andati scendendo. A man mano che appoggiavamo i petali, scendevamo, perché è normale quando si fa questo tipo di lavoro. A questo punto andremo a fissare la rosa nel centro, così. E avremo un attimo la pazienza di far asciugare tutto in modo che diventi fisso il nostro lavoro. E vi ho sempre detto che è sempre meglio controllare prima di dire ho terminato un lavoro, proprio per evitare degli imprevisti una volta terminato. Ed è per questo anche che vi dico di avere pazienza nei lavori che fate con me. Fatto questo, noi andremo a piegare. Scusate, non ho messo la colla in due punti ben distinti e la fisso subitissimo perché bisogna finire il lavoro come vi dicevo. Aspetto, non ho messo la colla, non so come mai non me ne sono accorta. Comunque, fissato, vado un po' ad aprire i miei petali, semplicemente portandoli all'esterno e dandogli la forma che preferisco. Fissando man mano che scendo se ci sono punti non incollati bene. Ok? Andrò a dare il movimento perché diventi naturale. Fisserò le parti. Non so come mai. Oh, è la pistola che non mi ha fatto scendere la colla. Ok, fatto questo, ora passeremo direttamente a fare, come vi dicevo, l'imbuto. Toglieremo via la colla in esubero e prenderemo le nostre goccioline che sono facilissime da incollare, perché metterò la colla all'inizio, farò partire dal ferretto in questo modo, sceglierò una gocciolina e la attaccherò semplicemente in questo modo, pizzicandola e la farò scendere. Prenderò un'altra gocciolina di cui non mi interessa la misura, farò un po' di colla, faccio scendere e vado ad attaccare anche l'altra foglia. Così l'appoggio un po' più su perché la faccio attaccare direttamente nel ferretto. La faccio appoggiare, non del tutto la colla, lasciate sempre una parte morbida in modo che cada giù e dia un effetto naturale.
vado a prendere un'altra gocciolina, la colla fino al punto in cui desidero farla incollare, prendo una gocciolina, se riesco ad afferrarla, e vi dico, il migliore per quanto riguarda se fate delle rose di tessuto, è meglio utilizzare del feltro verde per fare l'imbuto e le foglie. Io sono andata un po' in riciclo perché questa verde che vedete è la stessa sciarpa che ho utilizzato per realizzare le orchidee nel video precedente. Vedete? Scende. Vado a prendere un'altra goccia perché poi scelgo io quante ne voglio, eh? Non è una quantità. Un'altra goccia, eccola, no, ne prendo una più lunga. Ecco qui, l'attacco qua e la faccio appiccicare come voglio. Ecco qui. E vado ad attaccare un'ultima gocciolina, che ne dite dovrebbe bastare? Attacco la goccia, faccio così, metto l'ultima goccia che cade giù dal fiore, vado a pinzarla. E mi appoggio, scusate, ma se no mi scivola. Ecco qui. E da qui andrò a prendere il mio nastro del fiorista o guttaperca, che dir si voglia. Non ah, ecco qua, meno male. Per realizzare successivamente anche le foglie. Vedete? Scelgo il punto in cui voglio bloccare. Scendo. Vedete? Guardate. Appoggio nel punto in cui voglio bloccarlo, posso anche metterci un punto di colla per bloccarlo meglio, ok? E poi giro piano piano e premendo per far attaccare bene la mia guttaperca direttamente al suo gambo. Ecco qui, premo e faccio aderire. Ecco qui, piano piano, e un pezzettino in più mi serve. Ho calcolato male, sbaglio anch'io spesso e volentieri, eh? Non pensiate che sbaglio più di voi, forse. Ecco qui. Ed eccola qua. Ecco qui. Vedete? Io posso far cadere in modo completamente naturale le mie gocce e poi sistemare a mio piacimento i petali della mia rosa, dando più o meno movimento a seconda di come la voglio. Vedete? Poi posso bloccarla, se lo desidero, utilizzando ancora un po' di colla. Vedete, vado a portare giù perché ho dimenticato un paio di petali. Ecco qui. Eccoli qua. Faccio scendere, tolgo la colla in esubero e do morbidezza alla rosa in totale. Vedete? Sono io che scelgo quanto lungo voglio il mio imbuto e a quanto lo voglio far scendere. Ok? Stessa cosa vale per la rosa, l'altezza dei petali è tutta una mia scelta. Ed è fatta in tessuto. Andiamo a fare le foglie. Come si fanno le foglie? Beh, io penso che lo sappiate già, perciò ve ne faccio vedere una sola, anche perché ne abbiamo fatte tante. Ed è la stessa cosa delle rose, nulla più e nulla meno. Vi faccio vedere. Vado a avvolgere subito il mio ferretto in questo modo. E vado a prendere le mie foglie. E adesso vi faccio vedere per quale ragione le ho fatte doppie. Prendo la mia foglia, vado ad inserirla all'interno del ferretto in questo modo. Vedete?
La inserisco di lato, avendo così più spazio per bloccarla. Metto la colla in tutta la foglia, inserisco parte del ferretto all'interno, vedete, e vado a piegare e a premere la mia foglia per farla aderire perfettamente al suo ferretto. Approfitto sempre del calore della colla per dare forma alle foglie. Perché vi ricordate che la colla a caldo può dare forma alle foglie. Farò lo stesso su tutte e tre le foglie e poi le unirò esattamente come potete trovare negli altri tutorial delle rose. Rosa, foglioline e ora mettiamo tutto insieme. Ecco qui, al solito. Nastro e fiorista, vado direttamente a bloccare le mie foglioline e ovviamente con lo stesso sistema potete fare un bouquet, potete fare delle rose singole, ma potete anche realizzare una pianta di rose. Allora vi spiego un attimo, in questo caso la differenza sarà che invece di fare una rosa singola ne farete tante, le metterete tutte insieme, ognuna con la sua foglia e comporrete piano piano una pianta di rose sempre più grande. Ed eccola qua, la nostra rosa in tessuto finita. Vi piace? A me molto e ve le faccio vedere tutte insieme l'effetto che danno. Eccola qua, la sua gemella, la rosa in jeans, la rosa nera. Guardate un po', sono bellissime, fanno un effetto stupendo per chi ama le rose come me, ma credo di avervi dato anche questa volta una bella idea. E anche questa volta di conseguenza vi dico, se vi è piaciuto il video e vi è piaciuta l'idea, lasciatemi tantissimi like che li voglio vedere e condividetemi, ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di farmi conoscere a tutti quelli che conoscete. Ciao!